Allora, il Novecento potrebbe essere definito l'età dell'ansia. Con la fine dell'Ottocento si chiude un po' quel momento di euforia legato alla scienza positivista, alla filosofia positivista, che vedeva nel progresso scientifico il progresso dell'umanità. Adesso si iniziano a vedere più le ombre, più i dubbi relativi a questo progresso tecnologico. Questo anche grazie agli eventi catastrofici a cui si assiste, come ad esempio alla Prima Guerra Mondiale. Nell'analisi delle necessità dell'uomo fanno i primi passi le teorie psicanalitiche, che ascoltando la parte interiore più intima, più profonda dell'uomo, ascoltando l'inconscio, rivoluzionerà il modo stesso di interpretare anche la cura dell'uomo, il prendersi cura di se stessi. E anche in letteratura si assiste ad una cambiata sensibilità, una mutata sensibilità che fa proprie griglie interpretative che prima non venivano prese in considerazione. Quindi il romanzo e la poesia pian piano costruiscono un ritratto dell'uomo diverso da quello del passato, in cui il tempo assume una definizione diversa. Il tempo non è più quello che scandiscono gli orologi, ma è il tempo dell'anima, il tempo dilatato, il tempo vissuto, come troveremo in un romanzo di Marcel Proust. È il tempo del ricordo che fa diventare tutto nuovamente presente. Ci sono nuove teorie anche nella fisica, nella matematica, che mandano in frantumi le certezze del passato, e anche questo si riflette nei movimenti artistici, come per esempio nell'astrattismo, oppure nella musica dodecafonica e atonale, che cambiano completamente il modo di intendere l'armonia. Questa età dell'ansia si manifesta anche nel fatto che spesso le opere non sono compiute, ma sono dei frammenti, come frammentare la conoscenza che l'uomo riesce ad avere della realtà. Un'altra tendenza è quella verso l'astratto, cioè tutto sembra fatto di pieni e di vuoti. Il tempo, appunto, abbiamo detto, non è più univoco, ma è un tempo relativo, e questo verrà poi confermato dalle teorie sulla relatività di Einstein. E lo stesso comportamento dell'uomo dipende da una zona interiore che lui stesso non riesce spesso a conoscere, e quindi non può dare una riproduzione della sua realtà interiore. Quindi in questa direzione si va verso una sorta di smaterializzazione della conoscenza, a cui si aggiungeranno poi anche, ad esempio, le trasmissioni radiofoniche, no? Che sono soprattutto sonore, quindi ci dicono qualcosa che noi non vediamo. In questa direzione, appunto, sta andando il secolo che abbiamo appena iniziato a conoscere.